Ringraziamo la Presidente del CNF, Avvocato Maria Masi, di essere qui con noi per introdurre questo nuovo ciclo di video lezioni in Italia Stato del Diritto, questa volta sulla riforma della giustizia civile. Dopo le video lezioni sulla riforma della giustizia penale, questa è la nuova sfida, la nuova avventura che deve vedere l'Avvocatura, vedrà l'Avvocatura impegnata. Io non ti rubo altro tempo, ti ringrazio anche per la dimostrazione di amicizia che hai dato alla nostra associazione e ti lascio introdurre questo nuovo incontro, questa serie di incontri. Grazie. Grazie a te, grazie a voi, quindi grazie all'Associazione Italia Stato di Diritto sia per l'invito e anche per aver inteso organizzare questo ciclo di video lezioni sulla riforma su cui stiamo discutendo ormai, potrei dire anche da anni, perché insomma i 12 mesi sono abbondantemente passati nella fase insomma di elaborazione, in cui l'Avvocatura, neanche troppo timidamente, devo dire, questo per, ha tentato di sottolineare delle criticità che, frequentando le aule di giustizia, ma soprattutto svolgendo la nostra professione, avevamo, insomma, avevamo un po' contezza. E peraltro l'anticipazione dell'entrata in vigore di molte norme, soprattutto con riferimento a quell'aspetto poi di riforma che più volte ho sottolineato, che riguarda il Tribunale delle Persone e delle Famiglie, è la parte di riforma che noi invece abbiamo, come dire, accolto, nonostante anche in quel caso ci sia la consapevolezza di alcune, diciamo, di alcuni aspetti sicuramente su cui andrebbero emendati, corretti, perfezionati, e sicuramente quella parte, cominciare dall'uniformità dei riti dell'avvocatura, soprattutto specialistica, da tanto ha chiesto, diciamo, con convinzione, e anche l'idea, proprio condivisibile, l'idea che ci sia uno spazio, neanche tanto neutro, in cui raccogliere le istanze declinate rispetto a tutti quegli aspetti che riguardano separazioni, quindi matrimonio, filiazione, rapporti di fatto e quant'altro. Ecco. Però anche in quel caso l'entrata, l'anticipazione di alcune norme ha chiaramente creato e sta creando disagi, soprattutto ed è un aspetto non trascurabile sotto il profilo logistico. Per quanto riguarda invece le norme, le altre norme, mi riferisco soprattutto al processo di primo grado, lì, insomma, ripeto, non neanche troppo timidamente, però come più volte ho sottolineato, magari sentiti ma non ascoltati, insomma, i problemi sono tanti, e quindi adesso in questa fase non accantoniamo, quindi non va accantonato l'aspetto dialettico e quindi la necessità e anche la determinazione ad ottenere degli interventi emendativi, perché alla verifica nella fase appunto della fattualità, cioè di verificare l'impatto pratico rispetto a quella che è la generalità e l'astrattezza di queste norme, sarà evidente la necessità di dover intervenire anche sotto il profilo emendativo, ma fino a quel momento oggi abbiamo, cioè l'avvocatura fa i conti con delle norme che sono cambiate, che dobbiamo, insomma, i contenuti, le modalità, le forme noi dobbiamo approfondire, perché è un problema che abbiamo più volte evidenziato, sicuramente è una mancanza di equilibrio rispetto a quelli che sono anche gli oneri, no, a carico delle parti, perché pende sicuramente maggiormente a carico della parte, di conseguenza all'avvocato, anche sotto il profilo della responsabilità professionale, anche questo, che chi ha la responsabilità di rappresentare l'avvocatura non può sottovalutare. Quindi ben vengano questi incontri, questi mirati evidentemente a condividere non soltanto nozioni, ma a comunicare questa modalità che è diversa nella forma e che rischia di alterare però anche la sostanza, a danno ancora una volta dell'esercizio del diritto di difesa. Ti ringrazio. E allora speriamo che i nostri colleghi, i nostri ascoltatori apprezzino il lavoro fatto dagli illustri colleghi e professori che hanno deciso di mettere a disposizione il loro sapere di tutti, e comunque credo che anche a questo giro l'Avvocatura dovrà farsi carico, come sempre, delle istanze della società che spesso il legislatore non riesce a inquadrare col dovuto pragmatismo. Buon ascolto a tutti.